A un certo punto della mia vita, finito il liceo, decido di andare in India. E stavo in India d'inverno e venivo a dare gli esami a Milano, alla mia università. Un mio amico, nel 1973, mi dice: ma tu che ti interessi di yoga e così, perché non mettiamo anche un corso di yoga in un villaggio turistico? Ti pago vinto alloggio, tanto io sono responsabile, vai, ti vado là, prendo, c'è un fraghettino, arrivo in questo villaggetto turistico, che c'è una 73 a Pozza. Allora, primo, dello yoga lì non ne fregava niente nessuno. Però nel 1973 c'era un simpatico giovane che, più coraggioso di me, arriva al villaggio turistico per parlare degli UFO. Certo. No, e lì ci siamo conosciuti, io e lui. 1973. Tu dov'è nel 73? Sai che nazione? Olga, in che anno sei nata? Ah, 67. Allora c'è, però voti non c'era. Passano gli anni, se, ci siamo visti altre volte, quando c'era... mi ha spiegato tutta la cosa dei colpi ravvicinati, ogni tanto a casa sua, ci si vedeva. Però c'è un episodio che volevo raccontare, simpatico, voglio che mi dica anche qualcosa che è bello, può essere il video ancora meglio, che è un momento storico questo. Lui sapeva che andava in India, io andavo in India, lui mi dice: ma lo sai che mi sono andato a Bangalore, e ho scoperto che un indiano che aveva scritto su Rimana, no? C'è la famiglia, il governo indiano, quando questo è morto, questo erano nati la Russia, americani, inglesi, tedeschi, e questo aveva riscritto il Vimanika Shastra, che è un antico testo su come costruire il Vimana, c'erano vari tipi di Vimana. E lui mi dice: se tu vai quella via di Bangalore, bussi e dici: sono amico di Roberto Pinotti, era l'88 avanzato, io vado a Bangalore, prendo un tri-wheeler, fermo, siamo arrivati, 10 rupie, vado là, tutti indiani, ma aspetta, I am from Italy, my friend Roberto Pinotti, e che cosa aveva scoperto lui? Che quando la polizia, il governo, dicendo che avrebbe fatto un monumento e avrebbe costruito un'università, una biblioteca dedicata a questo che aveva scritto il Vimanika Shastra, aveva rubato tutto. Il Vimanika Shastra è all'inizio del Novecento, è questo indiano che tra l'altro aveva anche illustrato il Vimanika Shastra con delle tavole che si era fatto lui. Cioè, immaginatevi quanto immaginate questo mezzo tavolo con tutti i disegni dei finali spaccati, come benissimo, erano fatti proprio, cioè, come potrebbe fare su un ortografo un ingegnere oggi, né più né meno, solo che sono documenti in giardini quanto volete, ma se sono del 1915-16, così, dei primi del secolo scorso. Insomma, io sono stato indirizzato da questa famiglia che era il nipote di questo qua, no? Ci vado, mi presento, ma hanno messo la carta in campo perché loro sono praticamente assolutamente ospitalissimi, no? Non ce la facevo più andare via, ma hanno tirato fuori queste cose, me le hanno fatte vedere, le ho anche fotografate, e anche se non ho mai tirato fuori queste cose, però c'ho tutto, quindi. Dopodiché mi sono accomiatato, mi sono andato, buonanotte. Quando ci siamo rivisti, dico: guarda, vai e fai! E infatti poi. Dopo qualche mese non mi ripresento io, ho rivisto tutti, non ho fotografato, però mi ricordo, e loro mi dissero: stiamo ancora aspettando che il governo faccia la biblioteca a nome nostro zio. Buonanotte. Chi ha avuto. Beh, questo insomma era il mio piccolo contributo. Sì, adesso no, lascio. Ma sempre che è un grande contributo invece, no? Perché c'è ancora molto da scoprire. C'è ancora molto da scoprire, e come tutte le scoperte, finché non vengono scoperte sono là, certo. Quindi mi sono preso la soddisfazione di farmi dare l'indirizzo, andare là a Bangalore, in questo quartiere, bussare, andare sotto il letto, tirare fuori i tubi, srotolare, non ho fotografato però, e mi hanno chiesto: secondo te quando arriverà il governo a fare la biblioteca? Namaste. Erano innocenti, puri.
La cosa da dire, per questo che io devo parlare dei mantra, che questo indiano era un maestro, interessante come è venuto fuori, questo maestro di meditazione gli ha detto: sai, ci sono dei testi persi, però sono registrati nella Akash, cioè ci sarebbe un quinto elemento che registra tutto. La sorta di etere cosmico. Sì, che registra tutto, per cui se tu ti metti a meditare, entri, gli americani lo chiamano tipo casa discografica, Akashic Records, sembra la RCA, Akash. Se tu entri in meditazione nella Akash, puoi analizzare tutto. Ecco, ti sintonizzi. Un altro che io ho incontrato, non so tu, è quello, Padre Ernetti, sì, che è Padre Brun, sì. Padre Ernetti dice che riguardo conferme ha fatto, se esiste la Akash, il cronovisore per registrare cosa diceva Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Quindi l'antica filosofia indiana diceva questo: siccome Vimanika Shastra è stato perso, lui in meditazione guardava e scriveva, e la cosa notevole, i disegni di una precisione, una somiglia al Gemini, cosa assomiglia. Ma poi gli UFO anfibi, questo è interessante, c'è un tipo di UFO, sono i quattro tipi, scusa, di Vimana, sono quattro tipi di Vimana, di cui uno è anfibio. Sì, e poi c'è uno che va a Mercurio. Sì. Che allora dire un UFO che va a Mercurio. Sì, che oggi qualcuno pensa che sia a Ioni. Vabbè, chiaro, però sembra il Mercurio, sì, quindi sì. C'erano delle informazioni, calcola che questo qui stava come uno che ricopia da un cartellone Josier e l'editore, dice: non ti preoccupare, il libro te lo stampo io. Il governo ha sequestrato tutto e c'erano ancora queste cose qua, quindi non è escluso che, come è saltato fuori al bazar del Cairo, che l'ha comprato National Geographic, Vangelo di Giuda 1700 anni dopo, è tutto da scoprire. Quindi la vita del ricercatore. Un dettaglio interessante, questo giusto per curiosità, prima di tornare in Italia, nel corso di questo viaggio, avevo chiesto a questo studente di avere, se era possibile, un colloquio con lui, no? E lui è stato molto diligente, mi ha trovato a Bangalore proprio, la possibilità di parlare in uno slam, sai, questa cosa verificata. Dentro i vicoli che si vicoli, no, che dici non è il caso, perché, mi porta da un vecchietto, in effetti, il quale carino, era visto tutto a meditare e colpe di zona, no? No, arriva lì, dice due cose, eccetera, eccetera, lui annuisce, poi è entrato dentro, si è vestito, nel senso che si è messo una camicia e due pantaloncini così. E abbiamo iniziato a discutere per un'oretta buona in inglese, perché parlava inglese naturalmente. Ecco, la cosa interessante è che mi ha chiesto di cosa si può fare, io avevo parlato dei rimani, sai, con questo bimbi là sopra si va. Ah, interessante! E mi ha detto: vedi, dice, quando nel 44, dice, noi abbiamo saputo delle V1 e delle V2, noi credevamo che fossero l'attualizzazione, la riutilizzazione con migliaia di anni delle armi dei Rimana, di cui si parla nei nostri libri, fatte in Europa da chi? Dai tedeschi. Perché? E questa è una cosa che nessuno sapeva. Perché nel 1938 è vero che c'è stata la spedizione nazista in Tibet, però nessuno sapeva che sempre quell'anno i tedeschi in India avevano portato via un sacco di materiale, un sacco di libri, anche su questa roba. Tanto è vero che gli indiani pensavano che, cioè, questi hanno studiato i testi sui rimani e hanno rifatto i rimani, invece non era così. Questa è una cosa carina che non ho mai provato a nessuna parte. Giusto per chiudere, io dovrei parlare dei mantra. Ci sono i mantra kavimana, cioè ci sono dei rimana che tu mandi con i mantra. Ho saputo che gli americani vorrebbero fare il casco perfetto, sì, che tu guidi l'aereo col pensiero. Ma se per quello ti posso anche dire che se fosse vero del tutto quel che viene detto da fonti, diciamo, non siamo verificabili al 100%, ecco, no, però se è vero questo, effettivamente, potremmo dire tranquillamente che l'UFO, il sistema di pilotaggio, non ha assolutamente nulla a che vedere con quello che usiamo noi. Perché diciamo, è un sistema per cui il pilota
diventa tutt'uno con la macchina, o è collegato, o è collegato, mettiamola così, comunque diciamo che la macchina diventa un terminale dell'organismo del pilota, conseguentemente è la mente del pilota che guida la macchina, e questo è il grosso del discorso. E quindi il matrix rimana, funziona perfettamente, è perfettamente in linea. Gli americani anni fa avevano provato a fare qualcosa con il film Firefox, ti ricordi? Dove c'era coso? Che questi quei caschi, col casco puoi guidare e fare. Ora, ciao, vi lascio, ciao, prego. Scusate.